A Piozzano la conta dei danni del maltempo della scorsa settimana non è ancora terminata, tanto che il Comune ha chiesto di attivare lo stato di calamità. Ad aggravare la situazione durante i momenti in cui il Comune veniva colpito da raffiche di grandine e pioggia che hanno distrutto interi raccolti di grano e uva, ci si è messa anche la totale assenza di segnale telefonico e collegamenti internet. Una questione che Piozzano si trascina da anni, ma che in situazioni di emergenza rischia davvero di creare problemi di sicurezza. Lo stesso sindaco Lorenzo Burgazzoli lo ha scritto nella lettera che ha inviato alla Regione per la richiesta dello stato di calamità. L'assenza totale di segnale telefonico e della rete internet, scrive il sindaco, ha ostacolato il coordinamento delle operazioni di pronto intervento e impedito il contatto con le persone sole e anziane che abitano nelle zone più periferiche. Per il resto a pagare i danni maggiori sono stati soprattutto gli agricoltori con vigneti semidistrutti e campi di grano completamente falcidiati dai chicchi di grandine. Vento forte e gravi grandinate che hanno letteralmente decimato campi di grano, di cereali, viti, hanno provocato gravi danni anche alle strutture comunali, alle strade. Quindi tutto questo è stato anche aggravato dal fatto che è mancato quel poco segnale telefonico di cellulare che si riesce ancora ad utilizzare nel nostro territorio. Quindi anche il problema della telefonia in queste occasioni si fa sentire in tema appunto di protezione civile e di raggiungimento di persone o luoghi decentrati rispetto al comune capoluogo. Noi confidiamo verso la Regione e il Governo affinché i nostri agricoltori e i nostri operatori economici si vedano concedere un aiuto economico per tutto quanto hanno perso, perché ci sono, ripeto, diverse aziende agricole e agricoltori che hanno veramente perso l'intero raccolto di tutto un anno.